when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Buonasera a tutti, siamo qui da Milano Etnotv alla Galleria Hernandez di Via Copernicotto a Milano e sta per iniziare la conferenza stampa per il prossimo nostro evento che sarà Miss Carnevale Latinoamericana 2014. I used to l'apertura ufficiale della terza edizione del Miss Carnevale 2014. Il proposito di diffondere la cultura, ma non soltanto il carnevale, ma anche il folklore, i balli tipici e tutte queste tradizioni che non possiamo lasciarli perdere, anche se abitiamo in un'altra nazione, ma dobbiamo sempre averle in bagaglio insieme a noi ovunque andremo. E quindi per questo innanzitutto è nata questa idea. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo delle special guest, abbiamo le associazioni che partecipano. Hanno già partecipato in altre edizioni, ma in questa il ruolo delle associazioni sarà molto importante perché saranno loro un po' anche da fare da guide alle ragazze. È appena finita la nostra conferenza stampa, adesso ci sono le Miss che stanno facendo foto un po' con tutti i partecipanti e si faranno conoscere un pochino di più dagli sponsor e dai giornalisti che sono stati presenti. Ok, mi trovo qui in mezzo alle nostre bellissime Miss, adesso faremo una carrellata di nomi e di paesi di provenienza. Ciao, sono Aime Zona della Repubblica Dominicana, ho 24 anni, non studio, lavoro e sono contenta di essere qua e di vivere questa bellissima esperienza. Io sono del Brasile, mi chiamo Camille. A me è un piacere stare qua a rappresentare il mio Brasile, un paese multiculturale. Mi chiamo Dani Fortunato, ho 21 anni e rappresento il Venezuela. Bellissimo paese, anche il nostro, e non vedo l'ora di fare questa bellissima esperienza. Ciao, mi chiamo Diane, ho 17 anni e rappresento Panama e spero che vi piaccia questo nostro evento. Ciao, mi chiamo Roxana e rappresento il Messico, 21 anni, studio qua a Milano e lavoro e non vedo l'ora di rappresentare il mio paese anche perché è la prima volta per me. Buonasera a tutti, io sono Stefani Palomino, 24 anni, presenterò il Perù e questa sarà una cosa importante per me, per conoscere non solamente il mio paese ma anche il paese degli altri perché si parla del Latino America in generale, quindi per culturizzarmi anche a me e un po' insegnarmi qualcosa anche a voi del mio paese. Ciao, buonasera, sono del Salvador, ho 20 anni e sono molto contenta di fare mostrare la mia cultura del Salvador e studio e anche lavoro e niente altro. Ok, grazie mille ragazze, ovviamente ci saranno altre Miss che purtroppo questa sera non sono potute essere qui con noi per vari motivi, ma non vedo l'ora di presentarvele durante la serata. Siamo qui insieme a Davide che è un ragazzo giovanissimo, ha 15 anni ed è un musicista fantastico. Davide, allora com'è andata questa sera che ci hai fatto sentire un pochino della tua musica, ma so che ci sarai anche durante il 1° marzo. Sì, io sono molto contento di partecipare, portare allegria, soprattutto diffondere le musiche latinoamericane anche in questo grande evento importante che è appunto Miss Carnevale e Latinoamericano. Siamo qui adesso insieme alla Presidente e alla Vicepresidente dell'Associazione Venezuelani in Lombardia. Allora, come vi è sembrata questa rassegna stampa? Ah, bellissima, bellissima, veramente stupenda e speriamo che sia continuativo tutti gli anni, di modo che dimostrare la nostra tradizione, le nostre radici in questo paese che non può. Nosotros tenemos un objetivo, difundir non solamente la cultura venezolana, también obviamente ser un punto de referencia para los venezolanos en Lombardía y los venezolanos en el mundo. Y como tal tenemos mucho interés en hacer conocer no solo la belleza de Venezuela, pero también su cultura y su forma de ser, que es realmente hermosa. Noi, anche se non parliamo di politica, però voglio dire che siamo tutti molto vicini alle vicende, al popolo venezuelano per tutto quello che sta succedendo in questo periodo. Parlo da italiana e da sudamericana, comunque siamo tutti quanti con voi. Siamo un po' tristi per questa situazione, speriamo che cambi per meglio per tutti. Adesso parlando di arte, perché in questo concorso ci saranno rappresentazioni di ballo e non solo di cultura, parliamo con una ballerina. Ciao! Ciao, sono Valentina Pizzato,
ballo tango argentino, anche se devo dire che avevo iniziato con le danze caraibiche anch'io, per cui mi sento un po' a casa qui, e poi ovviamente appunto con il tango argentina. E niente, faremo una coreografia sabato, e la cosa bella e anche un po' inconsueta che balleremo su un pezzo di tango moderno però cantato in italiano, per cui così anche a testimonianza dell'integrazione tra due culture. Adesso siamo qui con una delle giornaliste che sono state partecipi e presenti a questa conferenza stampa. Buonasera. Buonasera, Alicia Rasso, siamo parte dell'evento praticamente, perché siamo dentro del gruppo degli sponsor Pueblo Movimento TV di qua di Milano, che proprio nasce come un'idea per appoggiare tutte le manifestazioni del Latino America. Beh, penso che è importante questo evento, siamo tutti molto contenti, siamo tutti emozionati per vedere tutta la bellezza latinoamericana in questo evento, che senz'altro darà molto da parlare nel senso positivo, e perché no, e ci aiuterà a capire meglio, a che l'Italia conosca di miglior maniera tutte le costumbre e le tradizioni dei nostri popoli latinoamericani. Per cui, a nome del Pueblo Movimento TV, vi ringrazio ed invito a tutte le persone italiane e latinoamericane al prossimo sabato a Tropicana per eleggere alla nuova Miss Carnevale latinoamericana. E adesso siamo qui insieme ai rappresentanti dell'associazione ALPA, che è un'associazione, ci vuole parlare di noi. Io sono Victor Galvez Serpa, rappresentante legale dell'associazione ALPA. ALPA vuol dire nella lingua quechua degli Inca terra. Salve, mi chiamo Julio Antonio Vicuña Galvez, sono un cuoco giovane della cucina peruviana. Sono interessato nella cultura italiana per apprendere molto, e con la italiana per fare una cucina fusione tra lo italo-peruviano, e sono contenti che tutto ha mangiato e le ha gustato quasi a tutto. Grazie. Siamo qui nella Galleria d'Arte Hernandez e parleremo adesso con il responsabile, con il rappresentante di questa Galleria d'Arte. Vuole dirci un po', sei stato contento di averci ospitato, e più o meno di che cosa si tratta questa galleria? Veramente siamo molto, molto contenti di dare un appoggio a questo evento che è importante per il mondo latinoamericano. E tra l'altro qua in galleria in questi momenti c'è la seconda edizione del premio Carlo Bonato Minelli, che è un premio che lo ha dato come giuria principale Ernesto Sgarbi. Vorrei che venissero tutti un po' a vedere questa mostra importante. Tutti i venerdì dalle 7 alle 9 stiamo facendo il momento del bolero cubano con un buon mojito e alta musica di qualità veramente. Quindi, bella arte, bella musica, e grazie a voi per stare qua con noi. Grazie per il suo sorriso e per la vostra disponibilità. Grazie mille. Ciao. Dalle 19.30 al Tropicana, Miss Carnevale Latinoamericana in Italia 2014.